guarda che ho detto i capelli, tocca qua dietro. Qui ragazzi sta litigando se hanno tagliato i capelli o meno, vedete voi. Lui sta litigando sul fatto se, se lui abbia tagliato i capelli o meno. Super. Secondo me non li ha tagliati, secondo Tina. No, Tina non è lei. Tocca qua. Tina non ha una tagliata. Ragazzi, vi devo dire una cosa. Anche per New York abbiamo trovato i fan che vanno a New York. È pazzesco questa cosa. Okay. Guarda lei, guarda che ti mettono il titolo che ti sei tagliato. Non monetizzi. No, lo devo fare io. Guarda. Ragazzi, prima di andare in America ci siamo fermati al Mac, abbiamo trovato due fan che vogliono salutare. Ciao ragazzi. Ho dovuto cambiare macchina perché dentro mi sono messo a vloggare con la Reflex, quindi devo usare questa qua. Però metto a fuoco la tizia dietro. E adesso metti a fuoco me, cazzo. Ce l'ha fatta. Dopo 400 ore di coda, 400 ore di attesa, ce l'abbiamo fatta. Comunque niente, siamo per entrare nel nostro volo Fly Emirates, c'è anche Tina. Ragazzi, molto piccolo. Raga, siamo in aereo. È figo. Ma è figo un tot, vecchia, vero? Non ti stai mettendo le cuscinette e la copertina? Raga, ci hanno regalato le cuffiettine, la copertina e il cuscinetto. Comunque solo in aereo userò la camerina così perché so che non si può vloggare. Sì, ma non sulla mia spalla. Sennò poi ci scippano. Che schifo le navi. Sei stanca, Tina? Quanto hai dormito stanotte, Tina? No, beh, ho dormito. Questo è il volo e questo sarà tutto ciò che guarderò durante le 8 ore. Abbiamo tipo della carne, poi c'è tipo la cioccolato torta, poi c'è sta cosa che non so se mangerò, pane, poi c'è il formaggio, poi ci sono i cracker. Ci trattiamo abbastanza bene, dai, ci trattiamo abbastanza bene. Allora ragazzi, vi dico subito una cosa. Se volete sapere com'è andata realmente la faccenda che vi sto per spiegare, andate nel suo vlog. Vi dico solo che credo che potrebbe morire da un momento all'altro. Praticamente ragazzi, ve lo spiego, poi andate a vedervi la scena. Abbiamo bevuto il peggior caffè che io abbia mai bevuto nella storia del calcio. Ragazzi, è passato tipo per togliere le cose sporche. E gli dice a Marco, le tazze mettile qua e la roba sporca mettila nel cestino. Marco ha buttato tutto. Raga, sono in bagno, voglio farvelo vedere. Cioè, è piccolissimo, raga. Cioè, sto male. Ragazzi, è arrivata la cena. Pizza al pesto. C'è scritto pure che è tipica. Ma noi non mangiamo pizza al pesto. Ok. Qualcosa mi dice che stiamo atterrando. Qualcosa, qualcuno, c'ho dei capelli osceni. Aiuto. 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 Questo è proprio da Dorco P. Madonna. Il mio bagaglio è finito dall'altro aereo che è passato di fianco. Porco a due, regà. Ragazzi, siamo arrivati. Siamo sul taxi. Guarda che figata. Non posso farlo vedere. Ciao Tina, guarda. Sei contenta, Tina? Mamma mia, abbiamo passato i controlli, raga, tutto ok. Non metto a fuoco la camera, ovviamente. Sono a fuoco, era solo sporco il cosino qua. Cosa ne pensi, Marco? Sto tiltando. Sei stanco? Siamo stretti, sono stanco, non chiedo a bloccare. Siamo stanchissimi, ragazzi. Sono le 8 qua. Come sono le 8? Sì, abbiamo ancora 4-5 ore meno di stare sveglio. Cioè, di stare sveglio, capisci come sto parlando? Ok, raga, finalmente ho messo il microfono. Siamo arrivati in casa con dei capelli che non sono scemi di più, Marco, guarda. Ah, niente, raga, vi faccio un tour della casa perché poi noi probabilmente usciamo, anche se da noi sono le 4 di notte, 3 di notte a casa. Comunque, niente, questa è la casa, raga, si entra. Qua c'è un Marco che è già produttivo, una mattina già produttiva. Televisione che non funziona. Un coso, che è un divano così dove dormire a mattina. Poi non è vero. Io lo zaino bombe. Lo zaino? Io lo zaino bombe. Lo zaino? Lo zaino bombe. Devo fare? Io lo zaino. Devo prendere lo zaino. Prendere lo zaino. Prendere lo zaino. Tieni. Grazie bombe. Allora niente raga, adesso qua c'è tipo la cucina. C'è tipo la cucina. Poi in teoria c'erano due stanze. C'è tre stanze dalle foto. Ma sono due le stanze. Sapete perché? Ci hanno fatto il trippone anomalo secondo me. Vi spiego il perché. Ha messo le coperte diverse e hanno fatto due foto. Furbi loro. Comunque niente raga, questo è il bagno. Oddio, ma il bagno com'è raga? Non sono ancora entrato. È proprio un bagno tipico americano. Ciao. Ah, ma ne va. Oddio, che schifo. Che schifo. Cosa?
Che merda la vasca. Che merda la vasca, è bruttissima. Qua c'è la stanza di me e Marco, perché pensavamo fosse tre stanze, ma sono due, ma va bene così. Qua c'è tipo una cosa per fare gli scherzi di notte. Ciao, ciao, sono queste qua. Bello, figa. E invece qua c'è la stanza di Martina. Stanza Martina, che è più piccola, molto più piccola. Guardate, è piccola, piccola, piccola. Però ci sta un tot, ma veramente un tot. Raga, nelle scale c'è un odore nausea. Poi ci sono le scale ripidissime. Noi stiamo vloggando assieme. Uscirà, credo che la gente uscirà un'ora di ritardo sto vlog, raga. Madonna, raga, che puzza. Allora, ci sono i muri fatti di carta. Che schifo. Si è morto. Anche le scale mucchiette di 40 anni fa. No, raga, dobbiamo uscire, per favore, basta. Basta, raga, basta. Strade. Raga, sto vlog si chiamerà Tre coglioni a New York. Anche lei è una cogliona, quella che è appena passata. C'è Marco che ci sta facendo passare tutte. Cioè io comunque mi, sai che mi vergogno un tot a vloggare a Londra, ciao. Ormai ho girato talmente tanti paesi che non sto capendo più una sega di dove sono. Ma dove siamo? Ma raga, ma dove siamo? Adesso ci arrestano, figa raga, perché sto vloggando di notte. Allora raga, abbiamo deciso alla fine di andare a Times Square. Perché, vabbè, niente, vabbè, Times Square è Times Square. Ovviamente non mi metto a fuoco perché, boh, non mi metto a fuoco, raga. È verde! Non è verde, bomberi. 17 secondi, raga, mi stanno guardando tutta la gente che vloggo. Bruttissima, come sensazione. Non sono abituato a fare il nesso della situazione. Adesso vedi che passa. Ciao. L'overboard, ma. Adesso fa, ai, io, ai. Raga, ci siamo, vedete che è già più giorno rispetto a prima. Siamo quasi a Times Square. C'è Martina che deve iniziare a vloggare anche lei, perché cazzo è una cosa da non perdersi. Sei pronto, Marco? Sei carico? Io sono un tot carico, raga. Raga, è giorno, è diventato giorno. Raga, siamo a Times Square, siamo arrivati. Siamo veramente arrivati, non ci posso credere, raga, non ci credo. Raga, siamo arrivati. Io dimmelo voi per favore, cos'è quel fumo? Cos'è? Raga, vi devo raccontare una cosa. Allora, abbiamo ordinato. Ah, invece mi ho scritto qua, però posso vedere sempre dove tu sei, quindi non sai che sei mega cosa è. Comunque niente ragazzi, abbiamo fatto un ordine su Uber Eats. Però solamente che lì non puoi cambiare la posizione, no? E quindi la posizione che ti dà lui devi utilizzarla qui a New York. Abbiamo praticamente ordinato da McDonald's. Solo che arriva, cioè il poveretto Mussa con la bici è finito dall'altra parte. Telefonata a Marco. Marco che gli spiega. Marco che Marco gli spiegava le cose, ma non capiva niente. Se non si parla con l'inglese. Per noi. Comunque, per dirvi Manhattan, la pronuncia Manà, senza direttando. Comunque niente, adesso abbiamo riordinato e dice che arriva fra 10 minuti. Speriamo che l'ha preso di nuovo un sabre, che appena lo vediamo gli diamo la mancia di $20. Soldi di Marco. No, comunque raga, tranquilli. No, ti ho fatto ordine annullato, tranquillo. Questo poi è $30.97. Meno. No, quello di prima era $30.97. Sai che c'è? Raga, è arrivato il cibo, ma io sono stanco. Che noia versus food, mangia. Non ce la faccio, basta. Ha vinto il food. Ha vinto il food. Keep on running towards the sun. All these hearts. No, non lo rifà più, te lo giuro. No, è sempre male. No. No, era fa. Raga.